Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Stiamo facendo la carriera, io sono sempre Glacial Sphere ed oggi puliremo l'antico monumento. Eccoci qui. Grazie per essere qui. C'è una nuova scoperta che ha urgente bisogno di una ripulita e un'altra cosa che è urgente è che voi lasciate un bel mi piace al video, vi iscriviate al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e lasciate un bel commento su dicendomi cosa ne pensate di questa serie e dei video che sto portando. Stavamo perlustrando la zona dopo la recente attività sismica e abbiamo trovato questa curiosa statua di una mano che nessuno aveva mai visto prima ed era completamente dissotterrata. Beh, evidentemente chi l'ha scolpita l'aveva già vista, ma hai capito quello che intendevo. È chiaramente di epoca precolombiana, forse opera della stessa civiltà che ha scolpito le altre statue, ma non lo sapremo con certezza finché non avrai fatto ciò che solo tu sai fare. E grazie ancora per il tuo aiuto. Non smettiamo mai di scoprire cose nuove su questa civiltà. Perfetto, iniziamo. L'obiettivo che c'è in questa mappa è quello di pulire tutta la statua solamente con l'ugello bianco, che dovrebbe essere questo. Almeno credo, sì. Dovrebbe essere questo qui, no? C'è la luce un po' arancione, ok, da qui si vede meglio, sì, questo. Perché è uno scavo delicato per l'appunto. Io come sempre vi ricordo che durante il video parlerò molto poco, per lasciarvi godere appieno dello sporco che se ne va. Eccoci qui, e si inizia. È strano come il dito indice punti proprio in quella direzione, non credi? Punta al sole, punta al tramonto. Da quella parte non c'è niente per miglia, fino alla costa. Certo, c'è il porto turistico, ma a quei tempi non esisteva, ovviamente.
Forse indica le stelle. Andromeda si trovava in quel punto esatto circa 8.000 anni fa. Magari siamo sulla pista giusta?
Ehi, il porto turistico rientra nel tuo raggio d'azione? Il mio peschereccio è sporco fino al midollo. Dovremo pulire un peschereccio nel prossimo video. Noto solo adesso che ha sei dita. Cos'altro ci sarà sfuggito? Cioè, non avete notato subito che ha sei dita? Che studiosi incredibili.
Ciao, sono Leonard, il padre di Cal. Poco boomer questo che scrive tutto in maiuscolo, vero? Il vulcano sta per eruttare come non mai e tutto il bello del bel lavoro di pulizia del nostro bungalow non sarà servito a niente, oh no. L'auto però se ne sta ancora bella e buona, sicura in garage, grazie Leonard. Va bene.
E niente, ragazzi, ho sbagliato. Allora, guarda Lavoro completato, non ho completato l'obiettivo perché per sbaglio ho cambiato ugello alla fine, ma stava diventando davvero tediosa questa cosa perché è tipo quasi impossibile, a meno che non si usi magari una prolunga. Avrei potuto usare la prolunga effettivamente. Bene, in caso lo rifarò un'altra volta. Guardiamo il timelapse. Un lavoro davvero fantastico, guru dell'acqua. La geometria sacrale, le sei dita, la carne al fuoco è davvero tanta. Che emozione! Ed è favoloso poter finalmente vedere queste reliquie così come erano quando sono state realizzate. Sei un tesoro. Perfetto. Il video quindi è finito, nel prossimo puliremo il peschereccio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.